Ciao ragazze, allora scusate il disordine che c'è alle mie spalle, come vedete tutti i sacchetti eccetera, ma sono appena rientrata dal lavoro e infatti è tardissimo, sono le 6, ma fortunatamente c'è ancora luce e quindi riesco a girarvi questo video senza che mi punti una lampadina assurda in faccia. Dopo tutte queste premesse voglio farvi vedere che cosa ho comprato con i saldi. È da un sacco che non vi faccio un video haul e non poteva non, appunto, non esserci un video haul di fine saldi nel mio canale. Devo essere, scusate, sono raffreddatissima. Devo essere sincera, non sono stati molto soddisfacenti, però comunque ho sempre preso un pochino di cose. Allora, questo vestitino che a me piace particolarmente, è nulla, molto accollato e ha dietro questo spacco, come potete vedere, così vedete, tipo choker e con la scollatura. È a maniche corte, molto sbarazzino e svolazzante e nulla, mi piace particolarmente proprio perché è super leggero e io sapete che questi vestitini li utilizzo sia d'estate che d'inverno e l'ho pagato al 50% anziché 30, 15 euro. Come vi dicevo, non è stato un grande affare, nel senso che comunque sì, 50% c'era, però sapete che comunque sono molto più brava con gli acquisti. Non sono andata da Zara, non sono andata da nessuna parte in particolare per farmi un giro, sono andata soltanto in due, no, anzi tre, in tre negozietti, oltre a H&M perché era vicino al lavoro, quindi in pausa pranzo ci andavo e non ho fatto questi grandi mega acquisti, ma finalmente sono riuscita ad accaparrarmi questo costume di The Zenis, vedete questo qua con la trasparenza qua al lato, la mutanda abbastanza mutanda, però vabbè io sono d'accordo su mettere la mutanda, e il reggiseno, quello che si incrocia, molto bello, non ve lo faccio vedere indossato perché non ho voglia di spogliarmi e vestirmi un'altra volta, però devo dire che veramente è bellissimo questo costume. E appunto vi dicevo, l'ho preso al 50%, quindi il pezzo di sopra costava 10 euro, l'ho pagato 4,95 euro, e il pezzo di sotto costava anche questo 10 euro e 4,95 euro, quindi il tutto il costume 10 euro, per me è stato un affarone ed è la prima volta forse che mi compro un costume dell'anno corrente. Poi ho preso dei reggiseni fatti così, molto carini, da Piazza Italia. Sono tutti decorati, molto 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 bellini. Questi qua sotto i vestiti che magari hanno una scollatura, magari quelle trasparenze, secondo me ci stanno benissimo. E costavano 7,95 euro, l'ho pagati 2,50 euro. L'ho preso sia con la fantasia beige che nero con tessuti diversi, quello è più cotone, questo è un po' più elasticizzato, tipo effetto costume, ecco, per intenderci. Effettivamente no, si vede che è un intimo. Comunque mi piace molto anche questo qua, completamente nero, e anche questo l'ho pagato 2,50 euro e costava 10 euro. Ho preso questo vestitino fatto così, praticamente. Sono i classici vestiti che utilizzo io, manica però lunga. E ha questa fantasia, vediamo se si vede, tutta coi fiori. Ho preso una taglia un po' grandina perché c'era solo questa ed è LXL. No, scusate, questa è una M, all'altro è LXL. Però anche questo va, calza molto molto grande e c'era solo questa taglia. Mi piace tantissimo ed è molto carino, a me piacciono tanto questi vestiti, io li adoro. Costava 30 euro e l'ho pagato 7 euro, quindi questo sì che è un affare. Questa fantasia, scusate, ma mi piaceva veramente tantissimo, l'ho presa anche così. Quindi la fantasia è la stessa, manica lunga, però che ha questa il richiamo, invece l'altra non ce l'ha, e ha la fascia davanti che riprende con questa mega scollatura. Il vestito però non è tanto lungo, è la giusta via di mezzo. E questo è molto molto più elegante dell'altro. L'altro è molto da giorno, questo è un po' più da sera. E lo vedo benissimo, magari con le calze, uno stivaletto d'inverno bellissimo. E l'ho pagato da 35 euro a 7 euro. E come vi dicevo, ho preso una taglia un po' più grande, però lo voglio mettere con la cinturina e comunque in questo caso ci sta bene. Madonna, non mi posso vedere, ho dei capelli osceni. Poi
Vi faccio vedere un altro vestitino, sempre del genere che piacciono a me. In questo caso abbiamo la manichina molto sbuffo, così rosa cipria, molto molto carino. Sempre di quelle tunichine che stanno morbide, per non segnare, quindi tunichine morbide e nulla, scende, scende, scende giù dritto, proprio a sacco. A me piacciono questi vestitini a sacco. Costava 25 euro, l'ho pagato sempre 7 euro, quindi questi sono i vestiti che ho preso da Piazza Italia. Sempre da Piazza Italia ho preso questi top, fatti così. Allora, sono top che erano nel reparto intimo, quindi in realtà non sono vestiti, fatti così, ed erano una coppia, costava 10 euro, io l'ho pagato 2,50 euro. Io non dormo col pigiama, dormo spesso e volentieri con mutande reggiseno e così via. Quindi per togliere il reggiseno ho pensato di prendere questi top qua, che sono molto carini. E quindi appunto vi dicevo, una coppia 2,50 euro, ve l'ho preso anche in verde militare. Ma secondo me sono proprio belli anche da mettere per il fitness, se siete con un gran fisico, oppure per mettere sotto le magliette se non volete far vedere una scollatura ovviamente sportiva. E infine, ultimo acquisto, un paio di scarpe, stavolta strano, comunque è una della lunga serie, le altre sono molto più carine. Comunque mi servivano un paio di scarpe da fitness, perché quando le lavo almeno ho un paio di scarpe di scorta, e mi piacevano poi anche il fatto che avesse la suola abbastanza stretta. Ne ho un paio di Decathlon che si allarga tanto, per alcuni esercizi faccio più fatica. Sono molto leggere come stoffa, ma nello stesso tempo un po' pesanti, se vuoi essere sincera, però non mi dispiacevano. Costavano 16 euro, le ho pagate 5 euro, e c'erano anche blu, grigio, mi piaceva questo rosso perché un po' di colore almeno in palestra ci sta. Vi faccio vedere anche queste scarpine che ho preso dal Deichmann, le ho pagate soltanto 7,50 euro mi pare, e sono bellissime, sono le ciabattine che vanno praticamente di moda adesso, io le utilizzo per quando devo andare a buttare giù la pattumiera o mal che vada voglio utilizzarle proprio al mare per girare, sono tutte brillantinate, mi piacciono particolarmente, e appunto dal Deichmann le ho pagate soltanto 7,50 euro. Sempre da H&M, sempre durante la pausa pranzo, sono andata a comprarmi un costume. Allora, il costume in questione è questo costumino qui, quindi abbiamo una mutandina tutta arricciata con questa fantasia molto molto bella. Costava 12,99 euro, l'ho pagato 5 euro il pezzo di sotto, quindi con i laccini che hanno la manina di Fatima, molto molto carina, guardate che carina, no, mi piaceva. E il pezzo di sopra è uguale, soltanto che è a triangolo, un po' più imbottito, arricciato, lo trovo molto 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 carino anche questo. E anche qui 15 euro, l'ho pagato 5 euro, ma sono veramente carinissime e fortunatamente quest'anno ho preso dei costumi decenti. Vedere le cose un po' a caso, allora vediamo un attimo. Ah, ok, vi faccio vedere anche due cose della casa. Questi qua mi sono arrivati da un sito, sono tre cosine veloci, ma sono carinissimi. Siccome voglio, ho rifatto la camera da letto, scusate, ma com'è? E niente, è arrivato Fabio, ha deciso di fare il video con me. Amore, guarda cosa stavo recensendo. Cioè, adesso ci arrivavo. Lo vuoi dire tu? Dai, vieni vicino a me. Intanto finisco di parlare, non fare troppo casino. Praticamente appunto questo cuscino con la scritta home fatto in stoffa tipo Utah, e quest'altro sempre home sweet home, molto 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 carino, è una cosa che mi piace tantissimo, home sweet home. Ciao Nini, non ti avevo visto, abbiamo un nano anche, è venuto tutta la famiglia, eh? Questi ancora non li ho fatti vedere. Oppala. E quindi sono carinissimi, ma secondo me ci starebbero benissimo anche in sala. Sono, quindi io li avevo presi per la camera da letto, ma secondo me prima di prendere quelli di Primark stanno meglio in sala, e sono bellissimi, costano poco perché mi pare costassero 3 euro, quindi delle federe. Dai, amo, visto che sei arrivato, vai, dici che cos'è, questo l'ho preso per lui. Attenzione, attenzione. Allora, Sesso, salutami. Io non ho... Buongiorno a tutti. Ti sei infilato nel video. Buongiorno a tutti, io sono Fabio, ho 30 anni. E appena tornato da lavoro. Ma neanche. Ne ho 18.
Cosa recensiamo oggi? Oggi recensiamo un bello shakerino, nuovo appena arrivato. Particolarità dello shaker. Aia, tua sorella. Particolarità dello shaker è il classico shaker vortice, col pulsantino che abbiamo qua davanti. No, cosa non facciamo vedere? Gira praticamente all'interno. Voi mettete le proteine anziché fare questo prima movimento. Metti l'acqua, crei il vortice e inserisci le polveri. Sì, no, ma nel senso, anziché fare questo movimento, tu metti l'acqua, inserisci le proteine. Esatto, e lui in teoria dovrebbe mescolarle al meglio. Poi dipende anche dalle proteine che utilizzate. Quelle più solubili verranno bene, quelle un po' meno solubili magari un po' meno bene. Però è buono da provare. Se non ne vuoi di shakerare. Oh, io l'ho preso. Sì, non, sono sincero, non l'ho ancora provato. No, perché l'ho sequestrato, perché ho detto un ma giorno farò. Ma lo voglio provare a breve. Lo in settimana lo proverò. Ok, quindi questo qua è quello che hai fatto vedere tu. Adesso continuiamo il video haul. Detto che mancava solo quello. Solo quello e questo. Allora, praticamente sono andata a farmi un giro, appunto, come vi dicevo, e ho comprato questo paio di scarpe che avevo già visto, adocchiato, da Zwicky un mese fa. Un mese fa. E costavano 30 euro, l'avevano messa a 10 euro. Ora ho detto, vabbè. Oh. Aspetta. No. Ho detto, vabbè, mamma, no, perché non sono con mia mamma, non le prendo, ne ho tante. Solo perché eri con tua mamma, perché sono 10 euro andavano benissimo per te. Sì, sì. Ne ho tante, in realtà perché ne volevo prendere due paia a 10 euro, questo è un altro. Sono riandata, ce n'erano di nuovo tutte e stavolta me le hanno praticamente buttate a 6 euro. Cioè, ma io a 6 euro non ci manco, manco il gelato. Quindi ho detto, io me le compro. Quindi ve lo compri il gelato. Sì, va bene, in linea di massima non ci compri il gelato. E io le ho prese, sono bellissime. Hanno la parte qua, bronzo, molto molto bella, marrone e bianco. Secondo me sono abbastanza sia estive che invernali, come anche primaverili e autunnali. Sotto i vestitini stanno benissimo. E poi ho preso un cosa che non si capirà. Tieni. Fabio, non c'è più. È praticamente un cardigan a pipistrello. Nini, dai, fai il serio, che già è lungo come video. È un cardigan con le maniche a pipistrello, tutte aperte. È incapibile, praticamente è così. Vedete? Non si vede. Faccio vedere. Così. Quindi ha le maniche a pipistrello, hanno soltanto la parte qua ferma ed è carino perché sopra i vestitini, insomma, sta veramente d'inchianto. Poi 5 euro da 15,90. Visto che c'è Fabio, facciamo vedere il Decathlon. Ho detto quanto abbiamo pagato. Ah, scusate, 5 euro da 15,90. Da 15,90. Se non ci fossi io, questo video tenere un po'. Vai, Decathlon. Al Decathlon abbiamo preso magliettina di Prada. Sono i 5 euro. Allora abbiamo preso tutte queste cosine da. Abbiamo preso due set. Stacci un po'. Abbiamo preso due set, due maschere e due pinne. Ok, le nuove maschere, quelle che ormai ti tirano dietro ogni sito oppure il Decathlon o qualcosa. Non sappiamo come sono, non le abbiamo ancora provate. Le proverò nella vasca come i Momo. E vediamo come sono. Ovviamente le pinne non le proverò nella vasca. E quindi abbiamo preso sia le pinne per lui che per me. Abbiamo preso entrambe le maschere di questo colore. Esatto. Verde, Tiffany, boh, questo. Perché abbiamo idea di provare a fare un po' di snorkeling, visto che andiamo a Sharm e c'è la barriera. Comunque sono acquisti che fai oggi, non fai una prossima volta. Una volta che ce li hai. Quindi le abbiamo prese e la volevo rosa, ma non ce n'era più. Però poi era troppo femminile. Poi abbiamo preso sempre fronte barriera corallina, barra servirà sempre quando vai al mare, noi andare al mare ci piace. Abbiamo preso le scarpette. Se le metti alla dritta le vedono anche. C'è anche dietro a vedere. Sì, vabbè, comunque sono le scarpette, quelle che non ti fanno male, che sono super mega leggere e morbide. Magari chissà quante persone le hanno provate, io ci sto mettendo dentro le mani. Vabbè, ho capito, poi te le lavi le mani, eh? Comunque, linea di massima costano così e io le ho pagate 5 euro, 6 mi sembra. Euro forse, invece le tue 10 euro. Però sono per l'uomo e la donna hanno taglie diverse. Parte le mie, non sì, lo vabbè, so. Ma sono uguali. Poi, sempre al Decathlon, abbiamo preso questa che va benissimo nel periodo estivo. Bel maglioncino.
sono quelle, quei maglioni un po' pesantucci. Come fa a sudare? Me l'ha preso mia suocera perché per Praga, per quando andremo a dicembre a Praga, l'ho detto vabbè dai ne prendo una anch'io, era in super mega offerta. Non mi ricordo quanto costasse, tipo 3 euro? 3 sì, 3 euro. Euro. Comunque vabbè, l'ho presa 50, così, forse 3 euro. E è un classico magliancino da mettere un po' vellutato, tipo effetto... seta. Dai, come si chiama? Pile. Pile, e quindi l'ho preso. E poi ho preso... Poi. Per la palestra... Questo con questo? Due completi. Quindi questa maglietta già in realtà ce l'avevo, aspettate che non si vede. È luminescente. Vabbè, è questo fluo aranciato, fluo che voi la vedete molto diversa da com'è in realtà. E ho preso i pantaloni uguali, fluo. Esatto, che hanno lo stesso colore, anche con l'azzurro e nulla. Questi via. Li ho pagati 7 euro. 7 euro mi pare, 8 euro. E la maglietta 3 euro questa, mentre... ho preso questi pantaloni, sempre al Decathlon, 7 euro per il fitness, molto molto carini, a Nini ci piacciono tanto questi, vero? Sì, sono come i pantaloncini. Sì, è vero. E sono tre quarti, quindi comodi, sia pensati non per l'inverno. Non si dice quello che state pensando. Di minchia. E questa l'ho pagata 5 euro, che è nera, semplice. Maglietta che non è come la vedete, il colore è un po' alterato dalla telecamera. Non è vero, quello come la vedete, io ce l'avevo già. Poi, ho dimenticato chiavi. Ma quanta roba c'è da far vedere? Io non ce la faccio più. Ho dimenticato le chiavi. Vai a prendere le chiavi di là. E di là. Dove? Di là. Da chiavi invece, strano ma vero, non c'era un tubo secco. Ho preso soltanto questo cappellino per l'estate, molto molto carino. E secondo me è tipo molto sombrero e mi piaceva proprio perché in valigia non si rovina, perché si può ammaccare tranquillamente e poi schiacciare perché è tipo Vimini. E mi piace particolarmente perché, non lo so, quest'anno ho detto... voglio questo cappellino così, mi piaceva. E l'ho pagato 3 euro ed era il 70% di sconto, quindi costava credo 10 euro a questo punto. E nulla, mi piaceva. Ha questo ricamo di corda, bianco e marrone. Che ne dite? Fa caccare. Poi questi sono in realtà sporchi, perché li ho già messi. Però ve li faccio vedere. Ho preso questi pantaloni da H&M. E costavano 20 euro, sono dei pantaloni leggeri, neri ma sempre elasticizzati. Come vedete sono sporchi, sono fatti così, hanno le tasche, sono abbastanza semplicini. E li ho pagati 7 euro, quindi questo è quello che ho comprato da H&M, che come potete vedere non è un granché. Intanto che Fabio appunto cerca gli acquisti che ho fatto dal chiavi, quindi una tutina che ho preso, che voglio farvela vedere. Vi faccio vedere le scarpe che ho preso da Prima Donna. Ho comprato questo paio di scarpe. Questo è il codice ed è appunto, costavano 50 euro, io l'ho pagato soltanto 10 euro. Sono bellissime, sono fatte così, hanno questo laccettino molto 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 belle. Anche questo è un po'... l'hai trovato? Niente? Via? Miseria, sono a cercarla io. E questo laccettino così molto sottile che rende molto tutto molto carino, anche se sono un po' particolari. Poi ho preso quest'altro paio di scarpe che in realtà ho già messo, anche queste l'ho pagate, cioè costavano 60 euro, questo è il codice, e io l'ho pagato sempre 10 euro e sono bellissime, veramente veramente belle. Sono così, allora, il plateau, diciamo, come unito non mi fa impazzire, ma quando le indossate, il sopra è veramente stupendo. Questi laccetti così che si intrecciano con questa caviglia, boh, per me rende il piede bellissimo, mi piace particolarmente, e appunto io avrei tolto un po' questa parte qua, però... in linea di massima 10 euro, fantastica. Avevo proprio bisogno di scarpe nere. Un altro paio di scarpe sempre da Prima Donna. Compra una scarpa ogni tanto. Compra una scarpa, ma non ogni tanto. Anche questo qui
vi dicevo, costa 60 euro, l'ho pagato 10 e anche questi li ho già messi. Queste me le aspettavo un po' più comodine, in realtà, cioè, sono comode, però essendo di questa pelle così vi scivola un po' il piede e un po' mi taglia qua, però in realtà sono molto molto carine, come potete vedere sono così, la parte che si intreccia, in realtà la pelle è molto morbida, soltanto che scivola il piede e vedete fa questa parte qua che vi taglia, però sono belle, mi piacciono. Sono riuscita a trovarla, ovviamente Fabio no, però va bene lo stesso. Ma che c'è? Allora, ma pensa a te, non è che lo dici la verità. Era sgabuzzino perché ho comprato. In realtà sono andata al Chiavi per comprare delle cose per un bimbo che dovrà nascere. E quindi ho preso un po' di vestitini, un po' di queste cose così. E li ho messi tutti dentro un sacchetto perché non nasce adesso, nasce tra un po'. E quindi non la trovavo per questo motivo. Allora, vi faccio vedere la tutina in questione che ho preso, che è stato l'unico acquisto da Chiavi. Mi sono stupita. Ho preso soltanto, ma devo dire la verità, sto sistemando l'armadio e mi sono accorta di avere tanti vestiti. Comunque, questa qui è fatta così, è una tutina molto scollata, però non si vede nulla. Ha questa parte di intreccio che è fantastica, intanto tolgo le etichette. Dietro è abbastanza chiusa, ha il bottoncino e la cerniera, e nulla, sotto è a tutina, semplice semplice, che ha però... Odio non far vedere le cose indossate, ma ci metterei troppo tempo. Ah, la parte sotto, vedete, sulla gamba, questo decorino che è molto molto carino. Poi vabbè, ha due vantaggi, uno è nera, due ha maniche lunghe, cioè tre quarti, che io le preferisco, quindi si può utilizzare anche d'inverno con delle calze sotto, tre non fa vedere le braccia, e quattro, boh, è bella. È semplice ma è particolare nello stesso tempo. Io non so se quando dico queste cose ci credo oppure... Allora, costava 20 euro, l'ho pagata col 70% di sconto, 6 euro, quindi sono molto brava a matematica. E nulla, quindi io vi saluto, vi saluta anche Ninni qua dietro, vado a sistemare questo casino, vado a cucinare e mi mando un grosso bacio, ci vediamo nel prossimo video. Buone vacanze a tutti! Ciao!